Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Dunque, come già anticipato, quindi noi siamo, io mi occupo del marketing di Telesia, sono responsabile marketing di Telesia, che è un'azienda che da quest'anno è completamente del gruppo Classe Editori, si occupa da oltre 15 anni di videocomunicazione e per chi, come dire, non ha molta dimestichezza con questo termine, sostanzialmente è quella televisione che vi intercetta in tutti i momenti di attesa, mentre attendete un treno piuttosto che un autobus, un pullman, un aereo piuttosto che in autostrada mentre state facendo una sosta in un viaggio, diciamo, di una certa lunghezza. Siamo ospiti di Moving Co, che ringrazio ovviamente, e pertanto credo che il modo migliore per presentare le nostre attività sia un video, che è quello che è proprio in collaborazione con Moving Co per l'edizione 2010 del concorso di cui vi ho appena accennato. È stato anche menzionato come appunto premio menzione dalla giuria nelle premiazioni dell'anno scorso, del dicembre dell'anno scorso, nell'ambito fra l'altro della triennale, e che quindi pregherei di mettere in onda per farlo vedere. Bene, no, attendevo la fine. Dunque, come potete vedere, questo è uno dei migliori esempi di quanto può la comunicazione, nel momento in cui incontra l'azienda, rendere efficace la presentazione anche di un media, quindi non proprio di un prodotto che, come negli altri casi, potrebbe essere anche più semplice da raccontare mediante tecniche cinematografiche. Ed è questa, insomma, la sfida che quando Movie & Co ci ha proposto la collaborazione abbiamo voluto cogliere, intervistando direttamente, o meglio, essendo intervistati direttamente dai ragazzi che poi si sarebbero occupati in esclusiva per Telesia della realizzazione di questo, diciamo, cortometraggio, perché a tutti gli effetti questo è un cortometraggio, che raccontasse la nostra azienda, parlando con chi la viveva tutti i giorni, quindi l'agenzia di comunicazione che ha sua giusta e concreta presenza sul mercato. In questo caso viene un attimo bypassata, perché in questa interlocuzione, fra l'altro anche con delle attività che prendevano in considerazione la quotidianità di queste persone che normalmente vivono in grandi città dove il nostro mezzo è presente, magari non conoscendolo per nome e cognome, ma lo avevano in realtà vissuto, si sono trovati facilmente in quel mood, come si dice in questi casi e di questi tempi, adeguato nel raccontare come noi volevamo la nostra azienda. Come vedete, non c'è tantissimo dal punto di vista, come dire, della rappresentazione pura del prodotto, che nel nostro caso è il palinsesto, di cui adesso brevemente vi faremo vedere qualcosa, ma è proprio quella sensazione di quotidianità, cioè di attesa, cioè di quei tempi che una volta si chiamavano trascorsi nei non luoghi, che ormai è una definizione ampiamente superata, proprio perché quei luoghi sono diventati invece parte della nostra vita quotidiana e molto invece attrattivi, non più in cui ci si assenta sostanzialmente, perché? Perché per esempio anche grazie al nostro lavoro sono momenti nei quali si riesce comunque a essere informati, magari intrattenuti e, per quello che è la nostra necessità, anche, tra virgolette, informati commercialmente per riuscire ad avere da parte nostra quel ritorno economico che in realtà fa stare sul business. Questo mi permette di dirvi brevemente, Telesia, oggi che cosa fa? Oggi ha quasi
6.000 schermi distribuiti in tutta Italia, sono sugli autobus, in autostrada, in metropolitana, negli aeroporti, sono ovviamente il primo esempio di autovom TV che in Italia si può definire tale, principalmente perché accompagniamo a un palinsesto di carattere pubblicitario che potete trovare anche in altri esempi di questo genere, delle informazioni, cioè vere e proprie TV. Abbiamo dei telegiornali aggiornati in tempo reale, abbiamo delle rubriche di intrattenimento come possono essere l'oroscopo piuttosto che il meteo, cioè quello che trovate un po' in altri mezzi dello stesso genere, però anche esempi di intrattenimento puro, di cui oggi vi faccio vedere qualcosa, che sono un po' ovviamente sperimentali, cioè il nostro compito è quello di innovare trovando dei format non da adeguare al nostro mezzo prendendoli da altri mezzi, che è l'errore che c'è stato soprattutto nel campo della telefonia cellulare nei primi momenti, cioè quello di far derivare i prodotti televisivi a quelli invece in più breve durata, prendendoli così come sono e semplicemente tagliandoli. Noi abbiamo creato dei rapporti con dei soggetti certamente piccoli, certamente in forma sperimentale, ma che producessero ad hoc per noi, studiando con noi qual era il format migliore, questo tipo di, diciamo così, televisione. Vi faccio vedere i primi tre esempi di contenuto di carattere, diciamo così, comico, che prego la regia di mandare in onda e poi dopo ne parliamo. Storm Troopem! Pronti a far fuoco! 3, 2, 1, fuoco! Basta! Questa è l'ultima volta che compriamo carri armati dalla Svizzera! Adesso arriva il secondo, un po' di pazienza. Edizione flash di Quasi TG, ieri sera l'attore Milvio Spato, mentre recitava, si è messo a battere le mani senza motivo. La diagnosi, un attacco di applaudite acuta. Ora Milvio ha le braccia ingessate e applaude così. E per questa edizione è tutto, ci vediamo domani, stessa spiaggia, stesso mare. Adesso arriva l'ultimo. Come on, come, Danny. Come on, 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 Danny. Get him, Daddy! Get him, Daddy! Ora, quello che dovete immaginare, grazie, soprattutto al Festival Internazionale del Cortometraggio Animato che si è tenuto a Roma, questa era l'edizione numero 5, ma poi è continuato, grazie al cielo. Quello che dovete immaginare è che quello che avete appena visto si intercetta mentre siete su una banchina in una stazione metropolitana, che per chi le vive qui a Roma non sono esattamente accoglienti quanto quelle di Milano, ma comunque non sono esattamente il divano di casa, mettiamolo così, così non facciamo torto a nessuno. Pertanto uno si immagina, considerate sempre l'orario, grosso modo quello della prima mattina con cui ci si reca al lavoro o quello della prima sera quando si torna dal lavoro. Quindi stiamo parlando di un'attività che si fa tutti i giorni, almeno 5 giorni a settimana, sempre negli stessi orari, ci si riconosce quasi dentro il vagone della metropolitana, quando, soprattutto ho avuto esperienze anche a Milano, si fanno gli stessi tragitti e gli stessi orari. Ecco, in quell'occasione noi mettiamo ovviamente in onda anche i telegiornali con le notizie belle o più facilmente brutte che sono appena accadute, piuttosto che insomma tutto quello che il nostro palinsesto offre anche dal punto di vista informativo, che
che il gruppo Classe Editori, che è proprietario dell'azienda, fornisce ogni giorno con molti aggiornamenti, ma diciamo che queste tra virgolette chicche permettono di alleviare quella quotidianità che davvero per chi è in quel tunnel a 30 metri sottoterra potrebbe non essere esattamente come vedere Sky a casa, ecco, diciamo questo. Tutto questo gratis. E qui arrivo a un argomento di cui si parlava poc'anzi su queste poltroncine, cioè noi siamo riusciti a intercettare questo Festival Internazionale del Cortometraggio Animato, gli amici di Aperitivo Corto, di Sergio Rinaldi, gli stessi Movie & Co., cioè soggetti che hanno tantissimo da dare, di cui purtroppo non si sa così tanto, ahimè, e che hanno bisogno di esplodere, diciamo, su alcune piattaforme che non siano quelle tradizionali, senza però subire, come dire, costi piuttosto che vessazioni di altro genere. Anzi, sono sempre coloro che ci hanno dato più spazio nel creare format ad hoc e quindi nel trovare anche loro una sfida in questo. Tutto questo senza che ci fosse altro, come dire, se non l'immagine che ciascuno di noi veicolava presso l'utenza dell'altro. E quindi noi abbiamo in questo caso utilizzato dei contenuti davvero interessanti. Immaginate, questi sono tutti contenuti esclusivi, quasi TG di Rocco Tanica, poi dopo è andato su Comedy Central e qualcuno l'avrà visto, era un'operazione con Vodafone, quindi quasi un'operazione di product placement di cui poi ci parlerà molto meglio, diciamo, successivamente. E ne abbiamo un'altra molto più vecchia nel tempo, che però se abbiamo tempo vi faccio vedere, ma anche Bonvi, le famose Sturmtruppen di Bonvi sono un classico per chi ovviamente non è giovanissimo, questo purtroppo lo devo dire perché in qualche altra sessione, diciamo, non mi avrebbero capito, quindi. Però sono stati il primo tentativo di animarle, sono sempre state su carta, poi sono state animate da Castadiva, che è una delle più grandi agenzie di comunicazione, quindi che realizza questo tipo di prodotto. Sono tutti format che passano prima da noi, mettiamola così, diciamo, passano prima da noi in formato sottoterra in tutti i sensi, e poi dopo però hanno degli sviluppi anche di carattere nazionale, questo a noi fa molto piacere.